Viviamo in un mondo sempre più incerto, in cui le relazioni sociali sono moltiplicate, ma indebolite e segmentate dalla loro crescente dimensione digitale. Un mondo in cui la fragilità umana è rimossa o nascosta dai numeri, e le disuguaglianze sono percepite come il frutto di colpe individuali e comunque inevitabili. Un mondo in cui l'idea di futuro si spegne. La pandemia ha esasperato queste crepe e ci ha reso più consapevoli. Non possiamo essere spettatori impotenti in attesa che arrivi qualcuno che ci salvi. Nel curare le ferite del presente siamo chiamati a comprenderne e affrontarne le cause. Possiamo immaginare un futuro più giusto e dobbiamo lottare per ottenerlo. Un'alternativa esiste. Per questo abbiamo raccolto intorno a noi tante esperienze di cittadinanza attiva e tanti ricercatori. Per immaginare un domani dove tutti e tutte abbiano accesso ai saperi. Un domani che restituisca potere ai giovani, alle donne e al lavoro. Un futuro dove giustizia sociale e ambientale vadano insieme. Abbiamo deciso di farlo includendo idee e pratiche differenti, moltiplicandole, mettendole alla prova, in un confronto aperto dove è possibile cambiare idea. Intorno a una visione abbiamo raccolto una comunità in crescita. Nel corso di questi anni, con i nostri eventi, le pubblicazioni, comunicando giornalmente tramite social network, abbiamo parlato a un pubblico che è diventato parte del Forum Disuguaglianza e Diversità. Abbiamo costruito alleanze e aperto un dialogo permanente e costruttivo con chi è chiamato ad assumersi la responsabilità di prendere le decisioni. Nel corso dell'emergenza sanitaria abbiamo rilanciato il nostro lavoro, partendo dalla priorità di immaginare soluzioni perché nessuno sia lasciato indietro e al tempo stesso sviluppando proposte per uscire dalla crisi che rompano con il passato, per costruire così una società basata sulla giustizia sociale e ambientale. Con le persone al centro, riconosciute nei loro diritti e anche nei loro sogni. Vorrei che nei prossimi anni auguro al Forum per il futuro di continuare a tenere insieme il rigore della coscienza scientifica, la passione e di impegnarsi per ridare al benessere comunitario le persone che vivono nelle periferie. Che questi saperi possano essere di aiuto alla formazione di una nuova classe dirigente del Paese.